Amici di Sonore.net, siamo con il Sony Xperia T, top di gamma di questa nuova fascia 2012 di, appunto di Sony. Dispositivo dual core, 1 GB di memoria RAM, fotocamera da 8 megapixel sul retro, 13 megapixel sul retro e ipotizzo 1.3 megapixel sul fronte. Abbiamo un display da 4.6 pollici, tasti integrati nel sistema operativo, quindi non abbiamo tasti fisici sul davanti. Mentre abbiamo il tasto accensione e spegnimento stand-by, bilancio del volume e il tasto della fotocamera sul fianco destro. Infine anche uno slot per micro SD e micro SIM, non so se ora micro SIM. Superiormente il jack da 3,5 per le cuffie, un secondo microfono per la rimozione dei rumori di fondo durante le chiamate, porta micro USB e nient'altro, lo speaker ovviamente sul retro, la fotocamera e il flash LED. Il dispositivo si comporta davvero bene, praticamente quanto un dispositivo quad core. Abbiamo una fluidità estrema, devo dire. Il sistema operativo Android Screen Sandwich, quindi migliorerà ancora con Jelly Bean, che arriverà sicuramente nei prossimi mesi. Non manca la certificazione PlayStation, quindi girano senza problemi i giochi PlayStation. Abbiamo ovviamente anche il market dedicato di Sony, che troviamo anche sulla Sony Xperia Play. Facciamo subito un salto sul browser per vedere come funziona. Come dicevo prima, parliamo di fluidità estrema, qui non abbiamo pinch to zoom, ma dobbiamo passare alla modalità desktop. E anche durante il caricamento o comunque il rendering della pagina si può già utilizzare il browser, si può zoomare eccetera eccetera senza impuntamento. La rete wifi non è velocissima, quindi skippiamo questa parte, tanto poi vedremo più avanti il dispositivo. E direi di concludere con prezzo 599 a partire dalla seconda metà di ottobre, e sarà il primo, se non il secondo, dopo l'Xperia J ad arrivare sul mercato da Sony. Abbiamo un design unico, particolare, diverso dall'Xperia 2011, e riprende un po' il famoso, diciamo, ARC o ARC S. Per ora è tutto da Michele per Sonore.net.